ANSA Voice. Ultima settimana di campagna elettorale per i leader politici che, a suon di comizi, interviste televisive e dirette social, cercheranno di conquistare fino all'ultimo voto utile per accrescere il proprio peso in vista della partita che si aprirà a Bruxelles per la scelta dei vertici delle istituzioni europee. Il consenso che otterranno le singole forze politiche, che si tradurrà in eurodeputati per Strasburgo, consentirà ai leader di giocare in prima persona o meno la partita per scegliere chi guiderà l'Europa nei prossimi 5 anni. Sospesi dunque i lavori parlamentari, la battaglia tra i partiti si sposta soprattutto nelle piazze. Nel fine settimana la prima a scendere nel lagone è stata la Premier Giorgia Meloni a Piazza del Popolo. Poi a Milano è stata la volta del leader della Lega con Matteo Salvini e il generale Roberto Vannacci e di Elish Line che a Roma ha organizzato una manifestazione contro le riforme del centrodestra. Ma prima che scatti il silenzio elettorale, i leader si ritroveranno ancora in piazza giovedì 6 giugno. Il PD con la segretaria Schlein sarà a Firenze, Salvini a Piazza Santi Apostoli a Roma, che è la seconda tappa delle 3 manifestazioni del partito, mentre il leader di Forza Italia, Antonio Tajani, chiuderà la sua campagna elettorale a Napoli. Nel capoluogo campano confluiranno anche i militanti azzurri che arriveranno con 2 treni organizzati dal partito. Giovedì a Torino, tappa conclusiva invece della campagna elettorale per gli esponenti di Alleanza Verde Sinistra, Angelo Bonelli e Nicola Fratoianni, insieme ai loro candidati, a cominciare da Mimmo Lucano. È atteso anche un collegamento telefonico con la loro candidata Ilaria Salis da Budapest. Scelta simbolica poi per la leader del PD Elish Line, che venerdì sarà a Padova, dove Enrico Berlinguer tenne il suo ultimo comizio, mentre il Movimento 5 Stelle con Giuseppe Conte ha scelto Palermo per chiudere appunto la sua campagna elettorale. Se Camera e Senato hanno fermato i lavori per l'ultima settimana, prima del voto, martedì a Palazzo Chigi è in programma un Consiglio dei Ministri che potrebbe avere tra i punti all'ordine del giorno un decreto per il taglio delle liste di attesa nella sanità. Un tema questo sul quale la Lega in realtà aveva cercato di anticipare i tempi, presentando al Senato la settimana scorsa un disegno di legge proprio per rafforzare il Servizio Sanitario Nazionale e per introdurre misure che avrebbero tagliato, secondo il primo firmatario, che è anche il capogruppo della Lega a Palazzo Madama, Massimiliano Romeo, i tempi di attesa per cure e analisi. Mercoledì 5 giugno Giorgia Meloni sarà in Albania per gli ultimi accordi sul centro migranti e questa settimana sarà anche ospite di alcune trasmissioni televisive, a cominciare da Agorà.